Un volto noto per le varie presenze in TV è Raffaele Padrone, segretario regionale dell'UGL, il più rappresentativo sindacato di polizia. Quali sono stati i risultati conseguiti nonostante il periodo di recessione e i tagli sulla sicurezza? Diciamo che c'è stata una grande lotta quest'anno, mai come quest'anno, forse il periodo della ristrettezza economica si è sentito anche al comparto sicurezza. Direi che bisogna ricordare alcune perché sono tante veramente. Innanzitutto il riconoscimento della figura del sindacalista che qualcuno aveva fatto passare in questa legge di stabilità, o meglio voleva far passare in questa legge di stabilità questa figura. E siamo riusciti a bloccarla e quindi il riconoscimento c'è ancora, esiste il sindacalista della polizia. Poi non per ultimo insomma il comparto sicurezza ha lottato per ottenere i famosi patti in deroga, cioè una legge che dà ancora alle segreterie provinciali la possibilità di andare a discutere con l'amministrazione sugli orari di servizio. Saremmo tornati indietro di 30-40 anni, anche questo non si capisce perché in una legge di stabilità, che non ci azzecca niente con questo argomento. Non per ultimo siamo riusciti ad avere lo sblocco stipendiale. Che significa? Significa che il nostro stipendio era bloccato al 2010. Questa è una legge Brunetta che bloccava qualsiasi funzione, qualsiasi aumento di stipendio al 2010, cioè bloccava lo stipendio di quello che prendeva il poliziotto nel 2010 a oggi. Non è un aumento di stipendio perché non tutti i poliziotti sono riusciti a ottenerlo, però è un sistema di aumentare, di dare la funzionalità, di dare al poliziotto che oggi magari per concorsi interni ha superato dei corsi, ha superato e ha aumentato la sua qualifica. Ecco appunto che siamo riusciti a ottenere questo sblocco stipendiale. Allora, questo governo non ha capito una cosa, che tagliare sulla sicurezza significa tagliare sulla democrazia, perché la sicurezza è il pilastro della democrazia. E quindi andare a tagliare al comparto sicurezza significa veramente rompere quel livello di guardia che ogni cittadino, di cui ogni cittadino ha diritto, perché il cittadino è il contribuente, quello che paga le tasse ed è quello che vuole la sicurezza. Questo governo, ma anche il precedente governo non aveva ancora capito. Grazie, un augurio a tutti i pordenonesi. L'augurio a tutti i pordenonesi è, io come sindacalista della polizia mi auguro che qualcuno, la politica locale, i rappresentanti politici ne sono rimasti e comunque in Friuli Venezia Giulia la problematica non cambia e che non ci sia il turnover, cioè il rimpiazzo di poliziotti per avere più pattuglie della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza anche nella nostra città, che è ancora una città sicura. Solo che però gli ultimi episodi non ci fanno più stare tranquilli, non è più un'isola felice. Questo ricordiamo, anche Pordenone non è più un'isola felice. Auguri a tutti. Grazie. Tra la gente oggi abbiamo incontrato una persona speciale, il dottor Sergio Cianchi, questore di Pordenone. Signor Questore, tutti chiedono più sicurezza, ma in tempo di crisi vengono effettuati dei tagli. Come si può conciliare un binomio così difficile? Certo è difficile. Il problema è che la situazione economica attuale è quella che è. Certo una cosa non si può e non si deve tagliare, cioè le risorse morali, le risorse di volontà, quelle sono quelle cose che oggi ci sorreggono e ci permettono comunque di espletare il nostro servizio con tranquillità, con serenità e spero con dei buoni risultati. Ci sono certezze per una città più sicura? La certezza è un termine assai difficile da pensare e da mantenere. Certo abbiamo ottime speranze di poter mantenere e migliorare sicuramente il nostro lavoro e quindi la sicurezza dei cittadini. Un augurio ai pordenonesi. L'augurio è di buone feste, di un anno sicuramente migliore di quello che è. Le premesse non sono le migliori, certo, però io credo che con volontà e pensando in positivo
si possa ottenere qualche certo miglioramento e quindi un anno sicuramente prospero. Entra, osserva, profumi ecologici in versione moderna, oltre 150 fragranze made in Italy. In Estasi trovi qualità e risparmio, la prima profumeria alla spina per le tue esigenze. In Estasi, tutto da scoprire. Siamo in corso Garibaldi 2, Pordenone. Vieni a trovarci. Un sorriso non si crea mai per caso. Nella vita e nello sport, un bel sorriso aiuta a vincere. Affida l'estetica del tuo sorriso all'equipe coordinata dal dottor Claudio Perissinotto. Specialisti nell'estetica dentale e bifiller garantiscono qualità e affidabilità. Pronto intervento 24 ore al 393 43 80 216. Studio dentistico dottor Claudio Perissinotto e Company. Via Carlo Collodi 2, 90 di Piave, Venezia. Per appuntamenti 0421 65 90 16. Lei ha percezione di sicurezza mentre cammina in questa città? In questa città sì, di notte no però, assolutamente no. Di notte è insicura e non va bene, ci dovrebbe essere più sicurezza. Sicuramente di giorno non ci sono problemi, per il momento, speriamo bene. No. Perché? Perché non si vede nessuno che è deputato a fare controlli, quindi no. Per niente. Perché? Ma perché mi guardo sempre alle spalle con tutto quello che sta succedendo. Quindi non si sente sicura? Per niente, proprio zero. Ma più che sicuro. Se non sono in macchina che ho la sbarra? Generalmente sì. A parte la sera magari, la sera sono un po' più in tensione, però durante il giorno sì. Quindi ti dà una percezione di sicurezza questa città? Sì, 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 non ho nessun tipo di paura. Tra la gente, con la gente abbiamo incontrato il dottor Luciano Forte. È stato commissario straordinario dopo la caduta della giunta Pasini. Cosa dovrebbe fare l'amministrazione in riferimento alla sicurezza e all'assistenza? Ma io credo che l'amministrazione comunale da sola possa fare ben poco. Deve operare naturalmente in sinergia con le altre strutture istituzionali, questura, prefettura, carabinieri. Insieme forse si può fare qualcosa con un controllo maggiore del territorio. Io credo che cambiando l'organizzazione sociale del territorio è cambiato anche il concetto di sicurezza. La gente si sente meno tutelata, più insicura. Io credo che bisogna riconvertire questo concetto e convincere la gente che la prevenzione la si fa anche nel proprio condominio, stando attenti agli ingressi e usando la diligenza, la cosiddetta diligenza del buon padre di famiglia. Solo lavorando tutti insieme forse si riesce ad avere un maggior controllo del territorio e quindi più sicurezza. Un augurio per tutti i pordenonesi? Eh sì, un augurio particolare alla nostra comunità che lo merita, perché in questo momento non sta passando momenti felici, soprattutto in termini finanziari. Non più schiavi ma fratelli. Questo è il messaggio di Papa Francesco a tutto il mondo, in particolare a tutti gli uomini che sono nella sofferenza. Perché non più schiavi ma fratelli? Perché è possibile che anche coloro che in questo momento soffrono, in particolare tra i cristiani, ma non solo, penso a quelli di Siria, dell'Iraq, anche per costoro ci deve essere il momento della pace, deve arrivare il momento della pace. E noi abbiamo provato a farlo, diventare un giorno una vita di pace, offrendo anche a questi popoli perseguitati, offrendo la possibilità di venire tra i cristiani qui in Europa. Ma meglio sarebbe, e gli aiuti andranno in questo senso, meglio sarebbe, meglio è, che questi popoli possano restare nella propria terra. Perché pensiamo, bene, l'Asia Minore, in particolare dalla Turchia, andando verso la Siria, andando verso l'Iran, andando verso l'Iraq, proprio quella parte della terra, della nostra terra, è terra cristiana, è terra che è stata cristianizzata per prima. San Paolo, non va dimenticato, è arrivato a Damasco. Dunque non più schiavi di nessuno, ma fratelli, perché non schiavi?
perché siamo figli di Dio e il figlio di Dio non è uno schiavo, ma è un fratello che ama altri fratelli. L'odio va abolito. Aboliamolo anche quando e soprattutto si usa o si strumentalizzano le religioni per andare contro qualcuno. Non si può credere in Dio e odiare il proprio fratello. Non si può essere figli di Dio e trattare altri come schiavi. Se così fosse, sarebbe un grave, gravissimo tradimento di ogni fede religiosa, ma anche di ogni valore umano, di ogni valore cristiano. Ti senti sicuro in questa città? Sempre di meno. Perché? Perché per le scelte amministrative sbagliate, spegnere la luce di notte non è mai fantastico, perché il numero dei furti e delle rapine sta aumentando evidentemente, perché ci si sente un po' distanti le istituzioni mi sembrano abbastanza distanti. Ma in questo momento io direi di sì, insomma, alla sera, se parliamo alla sera, direi che non ci sono grandi problemi al momento, pur avendo una percentuale di immigrati che mi risulta essere intorno al 12-13%, quindi direi che insomma abbastanza sicuri, insomma, almeno in quest'area, dopo ovviamente ci saranno altre aree che non conosco. Però. Sì. Perché? Perché siamo sicuri che vi è una città tranquilla. No. Perché? Sono troppe straniere. E la spaventano? Sì, perché col tempo che c'è hai paura anche di morte, specialmente con loro. Con la crisi, un po' tutto, e io non do colpa a loro, do la colpa proprio al momento in cui viviamo, un poco lavoro, pochi soldi, allora solo quello. Perché qui alla sera, un pomeriggio tardi, si fa fatica a uscire. C'è proprio paura di uscire in certe zone della città. Sì, sì, certo. Mi sento tanto sicuro il partigiano di qua, perché non è una città tranquilla, diciamo. No? Di dove sei? Io sono del Brasile. E quindi questa città ti dà una sensazione di sicurezza? Da quando sono qua diciamo di sì, non è mai successo niente qua. Per fortuna, dai. Ma quando c'è luce e in mezzo alla gente sì, poi appena si va un attimino più fuori, no. Perché? Perché si vedono tutte facce sconosciute, le solite facce ferme agli stop, ai semafori, che non ci si chiede, non è un andare e venire, quindi un traffico così solito, ecco. Almeno io vivo in centro, mi sento sempre abbastanza osservata. Di giorno sì, di sera no. Perché la sera no? Non perché tanto le vie, cioè, con quello che c'è in giro, soprattutto, non mi sento sicura neanche in casa con l'antifurto acceso. Perché noi abitiamo in una zona abbastanza non molto sicura, abbastanza isolata, diciamo, nonostante l'antifurto, nonostante tutti questi che entrano anche se ce l'hai, non mi sento figurarsi se di sera sicuramente a Pordenone non verrai a passeggiare io. Che cosa si potrebbe fare secondo lei per migliorare questa situazione? Mamma mia, tante cose purtroppo che dicono e non fanno.